Cosa è accaduto quest'oggi al Vigorito? Beh, una bellissima domanda questa. Secondo me troppa voglia di vincerla la partita per arrivare lì tra i primi due posti. E ogni volta che dobbiamo fare questo passo molto importante non portiamo a casa punti. E dispiace e penso che adesso lavoriamo, dobbiamo capire gli errori che sono stati commessi, ma siamo lì a 3 punti e mancano ancora 2 partite. Studio. Billy. Ciao Gaetano, una domanda per capire anche il tipo di pressione che avete avuto. Avete seguito i risultati ovviamente prima della partita, quindi sapevate che avevate questa grande occasione? Sì, sì, l'abbiamo saputo prima di iniziare. Secondo me a volte è meglio non sapere niente. Stessa l'euforia di vincere perché era molto molto importante, come la partita che è capitata a Cosenza, l'abbiamo steccata anche quella. Penso che dobbiamo stare tranquilli perché mancano ancora 2 partite e siamo lì a 3 punti. Senti Gaetano, una curiosità, è soltanto una questione di pressioni e quindi di non sostenere la pressione di poter avere l'opportunità di arrivare al secondo posto, o c'è stato dell'altro? Perché per esempio i dati dicono che oggi la Ternana ha avuto un possesso palla superiore al Benevento, eppure il Benevento non solo giocava in casa ma doveva fare la partita per vincerla. Che cosa è successo al di là delle pressioni? No, ma non è questione di pressione, è questione che eravamo in vantaggio e poi ci hanno ribaltato la partita. Sono stati capitati degli errori nostri grossolani e abbiamo perso la partita. Però penso che le occasioni le abbiamo avute come le hanno avute loro. Loro sono stati più fortunati e hanno fatto gol. E noi peccato per gli errori che abbiamo commesso e abbiamo perso la partita. Però ripeto, mancano ancora 2 partite, siamo a 3 punti dalla prima, non bisogna fare un dramma. Bisogna stare uniti per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati tutti, quindi dobbiamo stare solo tranquilli. Costinelli? Ciao Letizia, capitano, buonasera. Lo so, la delusione di questa partita, immagino. Volevo chiederti una cosa. Tra il primo e il secondo tempo, negli spogliatoi, eravate consci del pericolo che avevate passato e essere in vantaggio in questo primo tempo e vi doveva far scattare un campanello d'allarme? Cioè, voglio dire, c'era euforia oppure c'era preoccupazione dentro gli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo? Perché tu che hai esperienza lo sai, no? Ci sono partite in cui non meriti e ti vai in vantaggio in questo modo. Allora, volevo sapere solo se vi siete un po' rilassati oppure anche l'allenatore insieme a voi va fatto capire la pericolosità di questa partita ancora anche se eravate in vantaggio. No, noi quando siamo andati in vantaggio e poi siamo andati negli spogliatoi, il mister è venuto lì per modificare delle cose che appunto potevamo rischiare di prendere gol. Quindi già ci aveva avvisati di stare molto attenti, però purtroppo dall'altra parte ci sono anche 11 giocatori che anche loro fanno la partita. E noi abbiamo commesso degli errori e purtroppo abbiamo perso la partita. Sonia. Sì, allora io ho diverse curiosità. La prima riguarda proprio la tua prestazione. Sicuramente non è stata, no, brillante come quella di tutta la squadra, però poi quando sei stato spostato a sinistra hai faticato un po' di più. Ecco, hai accusato un po' lo spostamento, che chiaramente tu non hai mai problemi a giocare a sinistra, però è chiaro poi magari durante una partita prendi le misure e poi devi rivedere qualcosa. È dipeso dalla posizione oppure dal nervosismo che aumentava perché le difficoltà erano maggiori? Per la posizione a me non mi cambia niente, anzi forse a sinistra a volte do molto di più. Forse, era il momento che purtroppo dovevamo vincere perché sapevamo che la partita era molto importante e abbiamo fatto un po' di fatica, forse solo quello è stato l'errore. Forse non vi aspettavate questa Ternana? La Ternana ha fatto la sua partita. Però magari non ve l'aspettavate così con questa cattiva cattiveria. Forse no, perché penso che non si giocava nulla, però loro hanno fatto una signora partita, rispettano il campionato e hanno fatto bene, quindi
Noi abbiamo sbagliato forse un po' l'atteggiamento e come ho detto prima ci sono capitati due episodi che abbiamo perso la partita, quindi dobbiamo capire molto bene, come ho detto prima mancano ancora due partite, siamo a 3 punti dalla prima, dobbiamo stare tutti uniti e andare avanti. Quindi bisogna ancora crederci, perché dalle tue parole si può ancora credere nella promozione diretta, aiutaci perché noi l'abbiamo anche un po' già data per disfatta, pensiamo ai playoff. Voi che state fuori può essere, ma noi che stiamo dentro, la prima cosa che siamo entrati dentro, alziamo la testa perché mancano ancora due partite. Oggi il Crotone ha vinto con la Cremonese che nonostante ha vinto era retrocessa, quindi può capitare di tutto, mancano ancora due partite e noi ce la giochiamo fino alla fine.